Comunque, dopo le riprese, comunque deve passare comunque un'altra volta la censura, in caso appunto nel caso di appunto di Troublemakers, siamo riusciti a farlo passare, cioè nel senso è passato, nonostante avesse comunque degli elementi molto molto sensibili, sensibili, di natura sensibile, perché comunque si parla di corruzione, si parla comunque di attività criminali che sono normalmente argomenti che non vengono trattati molto, comunque non riescono a passare la censura proprio perché vengono definiti e vengono considerati molto sensibili. Comunque il film ce l'ha fatta, ha passato la censura e sono contento per questo, perché finalmente almeno il primo film che racconta questo tipo di problematiche ha avuto la possibilità comunque di essere distribuito nelle sale. Però d'altra parte l'aspetto negativo comunque che c'è stato, proprio perché all'interno del film c'erano comunque elementi molto particolari di questo tipo, di questa natura, non abbiamo potuto promuoverlo molto. Non abbiamo potuto fare molta promozione del film e quindi neanche coinvolgere, se vogliamo, i media, non solo la promozione, ma anche per la pubblicità del film. E così, in lo stesso modo, comunque, la partecipazione eventualmente ad altri eventi o la distribuzione attraverso comunque eventi promozionali. Infatti, a questo proposito volevo chiedere a entrambi i registi se loro pensano che l'industria cinematografica in Cina si possa sviluppare se non si risolve il problema della censura e dell'istituzione delle categorie per i film vietati ai minori per sviluppare l'industria cinematografica. È necessario, secondo me, risolvere questo problema. Cosa ne pensano i registi? Anche all'interno del sistema censoriale così come oggi c'è spazio per raccontare delle storie, dipende da come uno le racconta. L'industria al momento sta andando molto bene, il mercato cinematografico e il box office vanno bene. Nonostante la crisi economica che affligge tutto il mondo, il mercato cinematografico in Cina sta andando bene. 所以要找到一个找对自己的路，一种方式。所以，想拍自己的电影。 Quindi io penso che ogni regista debba trovare la propria strada per riuscire a fare cose. Ma quello che mi sento di dire in questo caso è che il discorso della censura comunque affligge magari il cinema cinese, in realtà è un problema che esiste dappertutto, c'è cioè un problema che è presente anche in altri paesi. Questo non vuol dire che non sia un problema, semplicemente è un problema molto soggettivo, cioè che ogni regista può affrontare comunque in maniera diversa, quindi mi rendo conto che anche per me, comunque nel girare dei film, ad esempio, io posso trovare grosse difficoltà. Questo non vuol dire però che non posso girare film, cioè rimane comunque una mia scelta e rimane comunque una maniera in cui io mi sento di poter affrontare così. Argomenti e temi che, o comunque anche generi che in Cina ancora non si possono girare, però ci sono tante altre cose, tanti altri argomenti, tematiche che si possono affrontare, quindi c'è spazio per girare film. Ci sono domande? Ok. 我是在这儿长大的中国人，那么也是通过和中国导演的引导开始学的戏剧。那么在意大利和意大利导演的沟通中呢，有一种感觉就是，现在意大利处于除了经济危机以外，也有文化危机。那么在我们这个看人的腐败的时候，有一种假意识的感觉。就是我们在这儿感觉人人内心里都有一种腐败，我想问一下，您从中国的电影工作者角度来说，怎么看人的这个腐败？中国当今社会的这个价值观是怎样，如何有什么一种状态？Alice anche in italiano. Ok, ho chiesto al regista Zhao
dal punto di vista di un attore cresciuto in Italia, visto che in Italia c'è la sensazione di essere in crisi non soltanto a livello economico ma anche culturale, e confrontandomi con dei registi italiani si parla di corruzione dell'uomo come autocoscienza, della corruzione che c'è in ognuno di noi, allora vi chiedevo qual è dal suo punto di vista la corruzione dell'uomo cinese, qual è lo stato dei valori contemporanei in Cina. Dunque, non conosco la situazione della cultura italiana, so che i registi italiani, i grandi maestri del cinema italiano hanno avuto una grossa influenza su di me e sui miei colleghi in Cina, so che avete anche dei registi più giovani che sono molto importanti. Quindi non sono in grado di commentare sul fatto che la cultura italiana sia in crisi. Per quanto riguarda il problema della corruzione dei valori dell'uomo, è vero sì che in Cina c'è molta corruzione a tutti i livelli, però è anche vero che questo tipo di problemi nella società di oggi esistono ovunque, e nonostante esistano questi problemi esiste ancora nell'animo umano l'aspirazione alla bellezza e agli ideali di vita che sono diversi da quelli della quotidianità.